grazie. E questo è poi c'è il suo. Benissimo, ah, bellissimo, grazie. Iniziale, grazie, fantastico. Fantastico, fantastico. Bellissimo, 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 grazie. Bene. Sorrento e il Sorrento. Un'accoglienza. Centesimo. È vero, sì, è vero, si paga con la tradizione, qualche, perché il fazzoletto sono lacrime, quindi si acquistano. C'è l'Istituto d'Arte che ha qualcosa da dire alla signora Stinca. È venuta la signora Stinca. Vabbè, vediamo magari dopo. Passiamo la parola alla presidente della FIDABA, dottoressa Paiares Rosa, e poi finalmente facciamo concludere la dottoressa Marinella. Grazie, buonasera. Allora, la FIDABA è un'associazione di donne, professioniste, artiste e d'affari. Ha come scopo fondamentale la promozione della donna. E in questa occasione Maria Laura ci dimostra veramente l'operosità della donna della FIDABA per le donne, ma non solamente per le donne anche, sino per la società tutta. Oggi particolarmente ci sentiamo tutti commossi perché stiamo condividendo un sogno, il sogno di Maria Laura di realizzare precisamente questa vetrina. Da quando lei ci ha manifestato questo desiderio, questo progetto, immediatamente tutta la FIDABA è stata disponibile, favorevole, ma non solo, ma l'amministrazione comunale, costituita anche da tanti cavalieri, è stata pronta a sostenere questo bellissimo progetto. Il sogno si è realizzato e oggi stiamo qua a festeggiare. Come dice il sindaco, è un inizio, dobbiamo continuare questo cammino. Grazie a tutti della vostra presenza e della vostra collaborazione. Allora, buonasera a tutti. Io veramente vi ringrazio di cuore perché mi state facendo sentire a casa mia, qua a Piano di Sorrento. Devo ringraziare il sindaco perché veramente ci avete un bel sindaco, noi lo invidiamo molto, bello esteticamente, ma anche bello mi sembra anche fattivo e positivo, quindi veramente complimenti. Ringrazio la signora Maria Laura che è stata un po' la direttrice d'orchestra di tutto questo. Lei ha insistito, ma mica tantissimo però, perché poi subito... Quindi devo dire ho accettato di buon grado, anche perché per me... parlare di tradizioni, parlare di artigianato, parlare, cioè è il mio mondo, è il mondo dove io sono nato e cresciuto. Io devo dire sono nato e ho mangiato pane e cravatta da quando sono nato. Noi quest'anno festeggiamo 100 anni, si parlava prima di eredità, io ho ricevuto un'eredità importante prima da mio nonno e poi da mio padre, quest'anno ne festeggiamo 100 anni. E voi mi potete capire, arrivare a festeggiare 100 anni nel mondo è molto complicato. Farlo in Italia è sicuramente molto difficile, ma farlo a Napoli è ai confini della realtà. Quindi essere arrivato a 100 anni, ma arrivare a festeggiare i 100 anni con il vento in poppa, con progetti di internazionalizzazione, con progetti di crescita, è sicuramente molto importante. Io vi parlerò pochissimo della mia azienda, perché insomma parlarvi di 100 anni di storia, insomma poi dobbiamo stare una settimana intera, non mi sembra il caso. Noi siamo nati nel 1914, infatti adesso il 26 giugno del 2014 ne festeggiamo questi famosi 100 anni. Un'idea di mio nonno Eugenio che decise di aprire un piccolo angolo d'Inghilterra a Napoli, perché a quei tempi, 1914, l'uomo elegante si vestiva all'inglese come la donna elegante si vestiva alla francese. Questi erano, diciamo, i due punti di riferimento. Ma la moda inglese, parliamo appunto del 1914, aveva un riferimento molto forte che era rappresentata da Napoli. Fra Napoli e Londra c'era sempre un ponte ideologico che collegava le due città. Ricordate il famoso Grand Tour, gli inglesi venivano a Napoli, in Italia, a vivere momenti di cultura. Io ancora adesso quando vado in Inghilterra e vado dagli antiquari vedo
immagini di Napoli che riprendono Napoli, quindi insomma Napoli era anche una di quelle capitali culturali. Quindi noi, mio nonno creò un piccolissimo negozio a Napoli, a Piazza Vittoria, quello lì che voi conoscete, importando articoli dall'Inghilterra. A fianco a questo negozio di grandi marchi inglesi, lui creò due laboratori, uno di camicie e uno di cravatte.